Fa un po' ridere. Si vede i muscoli? No. Ah, e meno male perché non c'erano. E c***o ti ridi? Allora tu, io faccio Vanna Marchi. Ok. D'accordo! Ma loro non sanno chi è Vanna Marchi, cosa stiamo facendo? Siamo pronti? Come ti chiami? Sabrina. Alessio. Soprannome? La Sabri. Sabri. Grazie per avermi aiutato. Pica. Pica. Pica palindromo volendo. Però. Ma perché ride? Quanti anni hai? 31. 28. Altezza? 175. 1,83. Ma che ti ridi? Se tu non ridi loro non lo sanno. Non è che mi hanno il centimetro e mi misurano. Capito, ma basta vedere se mi passa di me anche col cappello. Ma no, quella è la prospettiva. Professione? Content creator. Videomaker. Chi è il tuo fidanzato? Lui. Devo dire che sei la mia fidanzata? Sì. No, ma c'è scritto chi è il tuo fidanzato. Ah, io non ce l'ho il fidanzato. Dai Ale. Devo dirlo veramente? Sì. La Sabri Gamer. Ah, quindi state insieme. Mi ha obbligato a dirlo questo, io non volevo. Sì. Ora che l'hanno saputo tutti, cominciamo. Questo non serviva a dirlo adesso. Ma cos'è? Mi ha detto di leggere in ordine, io leggo in ordine. Ma che video stiamo girando? Dove dormi? Sul... per terra. Ok, per terra perché non ci abbiamo il letto. Russi? No. No. Cosa? Che bugiardo. Io non mi è un bugiardo. Non mi sono mai sentito russare. Per forza, dormi, è russi. Non è vero, ogni tanto si sveglia perché è russa, talmente forte che si sveglia. Io soffro di doppia nazionalità, di giorno italiano e di notte russo. Vorrei andarmene. Anch'io, ciao. Chi si sveglia per primo? Io. In realtà mi sveglio per prima io. Ma non è proprio. No, tu hai chiesto se mi sveglio, io. Chi si alza per primo? Io. Lui. La prima cosa che fai quando ti alzi? Lavo i denti. No, non è vero, non è vero. La prima cosa che faccio, vado a bussare alla sua porta e gli do un bacio. No, la prima cosa che fai è Instagram. Prima cosa che faccio è il caffè. E la seconda? Lui la cacca. Sì. Cosa mangi per colazione? Niente. Qualsiasi cosa trovo praticamente. Allora mangia le fette di pane nel tosco, il burro di arachidi, poverino. Perché poverino? Non capisco. Cosa fai durante la mattina? Schifo. Ma tu non rispondi prima. Ah, scusa, io? Scusa. Durante la mattina, dipende dalle mattine, potrei fare innumerevoli cose. Di sicuro non andare in palestra. Ah, che ridere, mamma mia, ha parlato Mister Muscolo. Io lavoro la mattina, sempre. Anche io, e ogni tanto vado in palestra. Metti il braccio così un attimo. Ma cagà. Chi cucina? Io. Perché? Perché devo cucinare io. Chiedilo a lui. Beh, io già lavoro, non è che posso fare tutto io in questa casa. Ho capito. C'è un'info che mi sta... Voglio entrare nel video. Yeah. Stai nella mia metà di schermo. A cosa lavori durante il giorno? Lavoro a tantissime cose, dipende molto spesso ai miei video. Anch'io, un po' intorno ai suoi video, un po' intorno ai miei, un po' intorno... Intorno ai suoi? I miei non tanto, sì. Quando è l'ultimo video che hai pubblicato? 6 mesi fa. Quando è il prossimo? Domani. Wow, vabbè, porta allora casa. Se domani esce un video sul suo canale, sì. Va bene. Poi ci rivediamo a settembre. Ah, il video dove io ti faccio da assistente, da cameraman, sì, d'attrice. Oh, aiuto! Quindi andate a vederlo. Quando farai uscire il prossimo video? Domani, e sarà un episodio di io e la Sabri molto 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 bello. Anche perché, spoiler, è un maschietto. No, no, aspettate, no, no, è un maschietto. Vabbè, niente. Non so se voglio far parte di questo video al momento. Quando esce il prossimo video? Domani, lo abbiamo appena detto. Da quanto state insieme? Non lo so, non li conto i giorni. Dicembre? Sì, non mi ricordo il giorno. Fine dicembre, dai. No, sì. Inizio dicembre, sì. Vabbè, fa niente. Intorno al 20 dicembre, quindi verso la fine. Però qual è la data giusta? Non lo so, no. Non lo sappiamo. Bene. Chi ha fatto il primo passo? No, non ci provare, Non ci provare. Non so di cosa parli. Stai mentendo. Ok, io. Sto diventando cieco con queste luci. Da russo, cieco. Un botto di nazionalità. Perché non l'avete detto subito? Perché avremmo dovuto dirlo. Perché comunque ce volevamo i nostri tempi. Perché non voglio. Sì, lui non vuole. Purtroppo. Come la... Non c'era questa domanda. Come lo chiami durante la giornata? Allora, io lo chiamo Ale, perché a me non mi piacciono i soprannomi, in realtà lo chiamo Baby. Non puoi mettere Baby in un angolo. È scritto Baby, cioè B-E-B-I, abbreviato Beb. Tipo Baby Maiarino Coraggioso? Sì, proprio tipo lui. Oh, bello. Io lo chiamo Gamer. Oh, raga, veramente durante la vita mi chiama Gamer. Vi vedremo insieme su questo canale?
No, perché fai? Il minimo indispensabile. Non è il minimo indispensabile, né i contenuti giusti, diciamo che non sarà... Prova a spiegarlo con le parole tue, Ale. Se capissi cosa vuoi dire. Diciamo che lo vedrete solo in contenuti belli o molto particolari. Cioè. Non sarà così frequente. Tre cose che ti piacciono. Il caldo, il gelato e Gogo. I film, i Muppets. Cos'era quella cosa, Anders? Ah, Star Wars. Cioè, moriresti di fame piuttosto di morire di Star Wars? Non si può morire di Star Wars. Che razza di malattia è? Tipo di musica preferita? Lo Zecchino d'Oro. A me piace la musica indie italiana. Indie? Sapete cos'è indie? Aspetta, dammi il là. La... No, è la, quella canzone dell'altro giorno. Era figlio dei binari del treno. Ritardi del treno. Ritardi del treno. Amore mio, ti amo tanto io. Na 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 na, Dio, sono la stessa roba. Cosa? Cosa? Va bene. Speriamo che i pinguini non vedano mai questo video. Sono stata brava? Sì, sì, per fortuna che sono a Sanremo, quindi non staranno guardando questo. Film preferito? Non lo so, ne ho troppi. The Truman Show. Serie preferita? Il Pokémon? Quella mi è venuta. Breaking Bad. Blah. Cibo preferito? Popcorn. La pizza. Videogioco preferito? Popcorn. No, ce ne sono troppi. Potrei dire Mario, potrei dire Just Dance, potrei dire tutti i videogiochi che mi piacciono. The Sims. Ale non conosce i videogiochi, quindi... I videogiochi sono quelli Ciccio. Tipo con la console. Hello Neighbor. Solo perché abbiamo appena giocato. Sì. Animale preferito? Gogo. Pinguino. Scrittore preferito? Sì, non ho mai letto un libro. Oh. Non è vero, non ho letto un sacco. Vai, dimmene tre. Vai. Tre sono tantissimi. Antoine de Saint-Exupéry. Anche io volevo dire quello. L'amore nel Vermont. L'ho studiato alle medie. Oui, c'est l'amour. Vermont. Aldo Giovanni Giacomo. Sì. Viaggio fatto preferito? Farima con mutanda, forse. È vero, il viaggio in Uganda è stato bellissimo. È il mio preferito. New York. Non c'ero a New York. Non so, per quale è stato così bello. Wow! Accusa al colpo, gamer. Snack preferito? Popcorn. Mi piacciono i popcorn. Tutti, basta che siano dolci e che ti facciano venire la ciccia. Grazie. Tu sai che sei valore. Ma che schifo! Tipo di abbigliamento preferito? Jeans stretti e felpone largo. Basta che c'è qualcosa a mettermi addosso, non guardo molto la moda. Stai rispondendo per me, no? Sì. Ah, ok. Posto. Sì, esattamente così. Sì o no? Sì. Sì. Hai piercing? Sì. Sì. Meglio! Sì. No. Hai tatuaggi? No. No. Sì, ne abbiamo sì. Tatuaggi entrambi, tanti. Sì. Quanti? 10. 35. Avete tatuaggi insieme? Sì. 6. 3. 4. 4. Fumatore? No. Hai mai fumato una canna? No. Cosa mi fai così? È il momento dove spariamo cosa a caso? Smettila. Bevi? No. Poco. Cioè, ogni tanto, tanto, tanto. Mi ricordo la cena di Natale, quando ti sei ubriacata con mia cugina che ha 10 anni. Con il liquore alla licherizia. Ah no, vabbè, cena di Natale, cosa mi dici? Bevi, a me piace il liquore alla licherizia. Bevi. Giocavamo a uno e non capivo molto di uno. Sì, si è addormentata sul divano. Vi dico questo. Con tutta la mia famiglia lì che aspetta, diceva: ma quindi dobbiamo aspettare che si sveglia per salutarlo o andiamo? Boh. Mia cugina, che ha 10 anni, mi ha detto questo. Con te che dormivi sul divano come un alpino. Credi? No. No. Mangi le verdure? Sì. No. Non ti ho mai visto mangiare. Ho già cena nell'insalata greca, c'erano tre cetrioli, li ho mangiati. Favorevole al matrimoni gay? Sì. Sì. Adozione coppie gay? Sì. Sì. Aborto? Sì. Sì. Pena di morte? Sì. No. Perché no? Perché possiamo sterminare la gente. Ho capito, ma uno che uccide quattro persone non deve essere... E chi sei tu per ucciderlo? Lo fai marcire in galera. No. Vabbè, allora andiamo in giro, sterminiamo quelli che non ci stanno simpatici. Non ho detto questo. Caccia. No. No, però un po' mi piace a me. La selvaggina. Non la mangi più. C'è il cervo, il cinghiale, un po' mi non piace. Non la mangi, mi dispiace. Convivenza o matrimonio? Siamo sposati. Non si può dire questo. Perché no? Ho anche la fede che lo dimostra. C'ho anch'io. Vabbè, questo forse lo tagliamo. Sicuro, lo tagliamo. La parolaccia che dici più spesso? Devo essere sincero? No. Cavolo. Devi essere sincero? No, non deve essere sincero con questa cosa. No, io dico sempre scemo.
Ti ho sentito dire anche altre cose, io a dire la verità. Abbiamo una clip dello Gravity. Ti hanno mai picchiato? Ma i genitori o le persone? Perché qualche sculaccione l'ho presa. Sì, anch'io. Hai mai picchiato? No. No, ma c'è ancora. Cioè, a mio fratello ogni tanto glielo date. Una persona che stimi oltre ad Andre? Stimo Sophie Allen, perché è sempre felice, ha sempre voglia di fare, trasmette sempre molto sorriso per lei, poi una americana anche. Karim Musa. Una persona che odi? Una persona che odio? In questo momento non mi viene in mente nessuno perché sono una persona molto felice. Io non odio nessuno, piuttosto divento indifferente alla vita di una persona. Mamma mia, come fa il poeta questo ragazzo? Dove vorresti vivere? Dove ci sono 40 gradi. Qua dentro. Siamo già. Esattamente in questo momento, quindi. Allora va bene, dove sono ora? Squadra di calcio. Inter. Juve. Fai schifo. Tu fai schifo. Tu. Parte del corpo che ti rifaresti? No, io tutto naturale. Io mi rifarei il seno. Per toccarmelo un po'. Alessio. Non posso dirlo. Sì, vuoi dirlo. Io posso toccarlo anch'io poi? Sì, certo. Lo condividiamo anche con te, Cero, se vuoi. Grazie. Gli alieni esistono? Sì. Cito i Blu Vertigo. È praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. Ti piaci? Sì. Boh. Sì. È bellino. Grazie, nonna. Come ti immagini tra 20 anni? Morto. Dei figli. 20 anni, dei figli. Mentre gioco dei videogiochi con. A 50 anni giochi ancora ai videogiochi. Certo. O cresci un po'. Come vorresti morire? Allora, sarebbe banale dire nel sonno, quindi dico nel sonno. Tra quanto vai a dormire? Dai, come vorresti morire? Portato via da una brezza leggera nel cielo. Cosa vuol dire? Un tornado? Sì. Ale, parliamo un po' con te. Quindi sto zitta io. Ma no, è un miracolo. No, sta parte. Perché non hai letto subito questa pagina qua? Il tuo pregio più grande? Sono un gran lavoratore. Il tuo difetto più grande? Sono permaloso. Come saresti se fossi donna? Bellissima. Ami il tuo lavoro? Sì. Che lavoro faresti se non fossi quello che sei? Beh, fare il modello, quasi sicuramente. Hai dovuto compiere sacrifici per riuscirci? Moltissimi. Una frase che ti piace? Sorridi non perché è successo qualcosa, ma perché se sorridi qualcosa succederà. Cosa ti piace in una persona? Il cervello. E le zinne. Sei felice? Certo. Anche se stai con quella lì? Sì. Sei innamorato? Ti arriva un pugno adesso, ma forte. Ma perché dobbiamo fare queste pagliacciate qua su YouTube? Cosa ti piace di lei? Devo dire delle cose serie o delle cose che... La sua lungimiranza. La sua cupidigia. La? Eh? Sì, vabbè. Cosa ti fa arrabbiare di lei? No, ma aspetta che rispondi. Andiamo avanti, andiamo avanti che non è in bagno. La lungimiranza e la cupidigia. Cosa ti fa arrabbiare di lei? Quando non ascolta, quindi sempre praticamente. Dove la porteresti se potessi partire domani? Al museo dei peanuts in Giappone. Perché sono già stata l'anno scorso. Allora. Come fai a sopportarla tutto il giorno? Per fortuna lavoro molto. Io salterei questa parte qui. Cos'è? Sabri, parliamo con te. Sì. Ma come? Andiamo alla parte successiva. Tanto i suoi fan già la conoscono. Sì, è sempre quelle. Veloce, vai! Il tuo pregio più grande? Sono due. Un indizio. Gli occhi? Sì, sì. Ok. Il tuo difetto più grande? Vai. Quanto tempo avete? Oh! Che simpatico! Come saresti se fossi un uomo? Tipo adesso far la pipì in piedi. Vorrei troppo far la pipì in piedi. Lo potresti fare. Ti sporchi, però puoi farlo. No, lo faccio nella doccia. Ami il tuo lavoro? Sì, tantissimo. Che lavoro faresti se non fossi quello che sei? La cassiera. Beep, beep, beep. Attenzione, si è rovesciata una bottiglia d'olio nel percorso 4. Fare il giro dal percorso 5. Meno male che fa da youtuber. Una frase che ti piace? Verso l'infinito e oltre. Cosa ti piace in una persona? In una persona mi piace, non guardo l'aspetto fisico come prima cosa, ma il carattere. Sei felice? Sì. Batti le mani. Ma non c'era. Anche se stai con quello lì? Sì, certo. Sei innamorata? Sì. Cosa ti piace di più di lui? C'è l'imbarazzo della scelta, guarda. È bellissimo. Grazie. C'è una cosa qui. Sì, la tolgo. Di certo non sono capelli. Fai vedere che sei pelato. Pelato. Cosa ti fa arrabbiare di lui? Niente, sono impeccabile. Il suo bipolarismo. Dove lo porteresti se potessi partire domani? A Orlando, a Disney. Ah, sì. Chi è il più alto? Io. Ma basta guardare questo video per capire chi è il ma più alto. Perché è storta la videocamera. Certo. Bello. Io. Ricco. Beh, qua è l'unica sicura, eh. Intelligente. Vabbè, qui. Lui. Vabbè, lui. Famoso. Io. Scemo. Anche su questo non abbiamo dubbi, eh. Qual è la risposta? Tu. Simpatico. Lui. Disordinato. Ma ti dico solo che ieri sera non potevo accendere la TV perché c'erano le mutande davanti alla TV. Non sapevo dove stenderle. Preciso.
Ah, ok. Dormiglione. Pelato. Io. Lui. Sportivo. Io. Ma perché ridi? Ma perché ridete? Quando è l'ultima volta che sei andato in palestra? Io non ci sono mai entrato in mia palestra. Chiede scusa per prima. Io mai. Perché non sbaglio mai? Ti tiro tanti di quei pugni adesso che ti faccio dimenticare il tuo nome. Adesso non ho mai sbagliato, se mai in futuro sbaglierò. Cos'è che non hai mai fatto? Saluta e ringrazia chi è arrivato fino a qui. Ciao e grazie per essere arrivati fino a questo punto del video. Lasciate un like e scrivete in un commento Hallaui You. Se adesso scrivo alla Wii U, guarda, certo che lo scrivo, no? Bene. Sono molto disciplinato. Vi ringrazio tanto per aver visto questa intervista che ho voluto registrare per farvi conoscere chi mi sopporta. E a proposito, domani esce un video molto bello che ho girato io, ragazzi. Ho girato, non tutto, ma un parte ho girato io, quindi potete andare è a vederlo. Molto promozione. Facciamo così, facciamo beep. Perché è un beep sul naso. È un gesto molto importante. Segno di grande affetto. È un segno di grande affetto, quindi fate il beep sul naso a tutte le persone a cui volete bene. Io vi mando un bacio, ci vediamo domani con i prossimi video. Saluta la nonna. Ciao nonna, ti voglio tanto bene. Ciao anche nonna sua. Ciao anche nonna sua, veniamo domani da te. Sì, però è oggi, a dire la verità. Se ti cerco la pullaria. Datevi un bacio. Perché dobbiamo fare queste robe qua su YouTube? Mi fanno schifo. Ma che... ma dai! Ma ti sei tirato una sberla? Sì, mi sono fatto malissimo. Questa è da parte di Andre. Sono foggi.